Presentati a Gaeta presso l'Aula Magna dell'Istituto Nautico Giovanni Caboto due libri editi da Decomporre Edizioni, il romanzo Su ali d'aquila di Roberta Rubino e la raccolta di poesie Emozioni Plus di Pasquale Baudo. Dopo i saluti del dirigente scolastico, la professoressa Maria Rosa Valente, sono intervenuti la sociologa Rossana Cavallo e il poeta Max Condreas per evidenziare caratteristiche, originalità e valore dei due testi, leggendone anche alcuni brani e alcuni versi. Presenti nel folto e vivace pubblico anche l'assessore alle politiche della scuola, Gianna Conte, e il sindaco di Gaeta, il dottor Cosmo Mitrano, che ha concluso la serata con parole di gratitudine verso quanti, come l'associazione Decomporre, il dirigente scolastico, gli autori, i relatori, si impegnano attivamente attraverso la diffusione della cultura per la crescita della collettività. Pronto? Buonasera. Presto. Allora, buonasera a tutti e benvenuti all'Istituto. È con grande emozione che apriamo le tazze, spero, come dicevo prima, di una serie di manifestazioni culturali che piano piano possiamo cominciare di nuovo a presentare. E quando il professor Baudo mi ha proposto, o meglio mi ha richiesto, dice, ma per caso possiamo fare la presentazione del mio ultimo lavoro nell'istituto? E io di getto ho detto sì, poi ho realizzato, oddio, l'ambiente chiuso, le mascherine, poi ho detto va, cominciamo, tanto la sala è abbastanza grande, controlliamo il Green Pass, abbiamo tutte le mascherine, ricominciamo a vivere una sorta di normalità. Una sorta di normalità, quindi mi piaceva iniziare proprio un evento culturale, perché come dicevo la scuola dovrebbe essere cucina di cultura, di diffusione della cultura, di produzione, quindi ben lieta. E poi il legame che ho con Pasquale è molto forte, e di stima, di affetto, abbiamo lavorato tanti anni insieme, come docente, poi come dirigente, docente, quindi quando io ero alunna lui era docente, io mi ricordavo, insomma, veramente tanti anni, e seguo sempre tutti i suoi lavori, e avere l'opportunità di avere qui oggi lui e che ci parla di questo ultimo lavoro è veramente una cosa molto emozionante, perché è un lavoro che traspare, che trasmette tanta emozione, tanto amore, tanti valori a cui siamo già abituati. Chi ha già letto gli altri volumi del professor Paolo sa che in ognuno di questi ci sono tanti valori, in questo ancora più. Non vi dico altro, non aggiungo altro, benvenuto a tutti. Mi scuso se non ho detto altre parole, però le dirà Sandra Cervone, perché ho avuto modo di leggere soltanto questo. Grazie di nuovo. Faccio un omaggio alla preside, alla mia scuola di adolescenza. Vento di vacca, abito chiedo, tempo, vento di vacca. Vele straozzan all'improvviso, rotta cangiante, o scende o viva, crolla sicuro la scena, tra vapori di vita. Ma abito fiero, si cimenta e dirige il porto sicuro. Tu, questo è riservato ai miei figli, ai miei altri, tu mi stai insegnando a navigare di mano, il piacere provo più che ha navigato un vento a plura al cuore. È il mio statino. Grazie. Grazie. Alla mia scuola, di tempo e alla festa di allora. A quest'anno abbiamo fatto gli esami, quanto qualcun altro ha fatto gli esami di abilità qua dentro. Eravamo in tanti, però adesso siamo un po' di meno, penso tanto.
E quindi un applauso a Pasquale, insomma, le motivazioni ci impegnano insomma, a far bene, a fare sempre di più, a preparare insomma, manifestazioni che possano anche coinvolgere maggiormente col tempo scolastico appunto le scolaresche, gli alunni. Ringrazio il sindaco Cosimo Vitrano che qui tra noi è stata veramente una sorpresa perché diciamo, lo invitiamo sempre, ma abbiamo scontato che è impegnato e quindi vederlo apparire così all'improvviso è stata veramente un'emozione perché questa sera parleremo di emozioni e non a caso abbiamo un libro, questi due libri delle edizioni De Concorre che parlano proprio di emozioni. È stata per me una settimana abbastanza dura, due punti, uno di famiglia, uno una madre di una mia carissima amica. È stata una settimana che ho detto a Max, forse non vengo perché mi sentivo. Poi ho detto no, ma parliamo di emozioni. E che cosa ci resta ancora se non la possibilità di emozionarci, visto che con la pandemia non ci siamo più incontrati, non ci siamo più tutti abbracciati, abbiamo stretto le mani con diffidenza. Se togliamo anche le emozioni, veramente di umano, di umanità, resterà più poco. E allora ben vengono le emozioni, sia positive ma anche quelle legate al dolore, alla sofferenza. E sono qui quindi per esternarvi le mie emozioni di una settimana difficile, ma anche per accogliere Roberta Lupino, che è un'altra delle nostre scrittrici, io la accoglierei con un applauso, che è l'autrice di questo romanzo su Ali D'Aquila, che è appunto romanzo e le poesie sulle emozioni. Ha portato con noi, e la salutiamo anche con molto gratitudine, con anche lei poi faremo l'applauso, la sociologa, va benissimo, la sociologa, dottoressa Cavalli, che appunto parlerà ecco, del libro di Roberta Lupino. Inizierei proprio dagli ospiti, perché so che Pasquale è un galantuomo, lo dice sempre, ed è una persona proprio accogliente. Tutti i suoi incontri sono sempre condivisi con altri autori. È proprio una sua caratteristica, lo chiede espressamente. E allora lascio la parola alla sociologa per appunto introdurci in questo bellissimo e commovente libro di Roberta Lupino. Io provo a parlare senza microfono, perché la voce è molto alta. Mi sentite? Posso? Perché effettivamente è difficoltoso. Allora, io è la seconda volta che faccio la presentazione di un libro di Roberta, che è una mia amica. Lei in passato ha scritto dei saggi autobiografici, questo è il suo primo romanzo. E devo dire, è bello, ma non perché anche a me è del 15, perché è riuscita a coniugare vari elementi. Adesso con ordine ve li dirò. Allora, intanto leggo un pezzo, queste cose. Ero l'amore profondo, quando vidi Miranda uscirmi dal corpo. Il dolore straziante, quando sentì il fagiolino uscirmi dal corpo. Ero la libertà, il pugno alzato, il carattere orgoglioso, il disprezzo imperante, la noia quotidiana, un corpo fremente, una gran bella fotografia. Ero stata tanto, ero stata troppo, ma non ero stata niente. Allora, questo è molto significativo perché questo libro parla di una donna, Elisabetta, chiamata da tutti, che nasce nel 1950. E questo libro nasce con questo anno, con una frase, nati. Tutti i capitoli si dispiegano non come classicamente capitolo 1, capitolo 2, ma con le annate, 1968, 2010, 2015. Ogni capitolo, cioè la struttura narrativa di questo libro, di questo romanzo, è una struttura
che dal punto di vista temporale è la scomposizione del tempo, la frammentazione del tempo. Lei riesce attraverso la storia di questa donna, delle sue vicissitudini, delle sue relazioni, ma soprattutto delle sue emozioni, della sua irrequietezza, andare avanti e dietro nel tempo, nell'arco di 50 anni e 60, 60, o meno erano 10 anni, credo di altro già. E sì, arriva fino al 2015, quindi nasce con il primo capitolo, nel 1950 nacque, si conclude nel 2015, rinacque. In questo svilupparsi di racconti, fondamentalmente Lisa mette fuori un quadro, una descrizione di una donna irrequieta che è alla ricerca non si sa bene di che, cerca qualcosa e si butta a capofitto di tutte le possibili eventi, storie, e allora tira dentro il 68, parla del terremoto di Napoli, parla del rapimento Moro, parla vabbè, anche i fatti diciamo locali, localistici, no? Il terremoto, il colera, che sono fatti concreti della vita, della storia di Napoli, ma anche di fatti nazionali, l'austerity, per esempio, il rinvaso dell'austerity, per chi quell'epoca scelta. Però tutti questi eventi sono fondamentalmente cornici, lo scenario, la scenografia delle sue vicissitudini, cioè non lei le attraversa, ma non si fa toccare. Non entra in questi eventi, è centrata su di sé, ma sempre alla ricerca nella sua immediatezza di qualcosa che possa emozionarla. Allora entra nel collettivo del 68, entra in relazioni d'amore, partorisce, vive un'esperienza di maternità, vive il lutto, la perdita della madre, dei genitori, della madre, ma sempre come se queste emozioni non la toccassero, sempre come se queste emozioni fossero di qualcun altro, non sue. Però, diciamo, detto così potrebbe sembrare un libro, mamma mia, questa tragedia, invece no, perché il linguaggio che utilizza Roberta nel far raccontare a Lisa tutte queste sue esperienze nelle quali entra, si butta, ma ne esce sempre, non si fa mai toccare. E questo libro, per come è strutturato, è un po' come se lei recuperasse dalla memoria questi eventi, perciò ha questa altalenanza di tempi, cioè dal 1950 passa al 2010, perché è come se cercasse di recuperare la memoria, di ricomporre la sua vita in un mosaico che poi di fatto non ha nessuna forma, non ha nessun contorno ben preciso. Però dicevo, così perché vi dico questo? Perché in realtà io vi dovrei allettare, no? Incuriosire. Allora, il libro è scritto con un'ironia, è un sarcasmo che lascia spiazzati, cioè nel senso che trascina il lettore nella lettura fino alla fine. C'è la possibilità di lettore, io stessa non l'ho interrotta la lettura, cioè l'ho portata avanti fino alla fine, perché dovevo entrare attraverso Lisa nelle sue storie, nelle sue emozioni, per rendermi conto che poi lei le trasmetteva a me lettore, ma lei non le viveva come tali, non se le riconosceva. Quindi diciamo che l'ironia, che è l'elemento poi caratteristico con cui lei tocca anche temi molto pesanti, l'aborto, lei ha abortito, la perdita della mamma, non scopre questa relazione che per sempre ha considerato conflittuale, terribile, distruttiva, che considera la causa della sua irrequietezza, poi alla fine al punto di morte lei si rende conto che la mamma è la mamma e quindi la relazione c'era. Quindi insomma io dico questo perché l'ho trovato molto molto intrigante e vi consiglio quella lettura. Chiudo perché non voglio perdere altro tempo.
anche numerevi, ma poi come tutte le sociologhe sono svampita. Allora, la non rapportabile a questo famoso che non è niente. Allora, non è questo quello che voglio dire. Sono donna, mi sono persa. Ah no, ecco qua. Allora, e ovviamente sono frasi, ma avevo ancora un sacco di cose da sistemare e non sapevo neanche se ci sarei mai riuscita. E poi, e questo è proprio il, cioè, l'inconcludenza di questa donna, cioè arriva, fa le cose ma non arriva mai al punto di definizione, non si chiede mai perché l'ho fatto, che cosa ne ho ricavato. E poi, allora, cercavo, questo è anche un passo emblematico, cercavo, inseguivo, capitolavo, tutta la mia esistenza è stata una ricerca, un inseguimento, una disfatta, tantissima passione, ma poca, pochissima eternità, nelle mie foto e nella mia vita, con fotografare bene si può imparare, a vivere bene no. Vuoi aggiungere qualcosa? No. Allora, 2005, Miranda aveva conseguito la specializzazione in dermatologia. L'ho fatto per te, più che di una dermatologa in casa, avresti bisogno di una psichiatra. Che diceva quando le richieste di aiuto erano troppo pressanti. Non capivo perché, visto che stavo benissimo, quando dopo giorni di letto mi alzavo barcollando, stavo benissimo quando c'erano mille tisane e valeriane non bastavano e colmavano i miei silenzi con gocce e colmavano i miei silenzi con gocce di sonnitore. Stavo benissimo quando la sopravvivenza mi imponeva di scendere allo supermercato e incrociavo gli occhi feroci di qualche bimbo. Stavo benissimo quando il peso del corpo mi infastidiva, eppure mi saliva il cuore a mente. Avevo solo qualche prurito nel corpo e qualche macchietta quella per cui avevo una dermatologa in casa mi era comodo. Rientravo dalle mie 2 ore scolastiche in quei 2 o 15 giorni lavorativi e trascorrevo il resto della giornata sul divano. In mente avevo 1 milione di parole, ma non riuscivo a mettermi in ordine, a elencarle, in ordine alfabetico, per sostantivi, per aggettivi. E così me le tenevo strette tra i denti, come tutte quelle che non dissi quel giorno a mia madre. Quando Miranda rientrava, arrivava una sensazione dolorosa di gioia infinita. Cercavo pace, ma non capivo contro chi stessi facendo la guerra. Ero in fase di patteggiamento con me stessa, conscia di aver sbagliato tutto sbagliato e determinata a voler imparare di nuovo imparando, per riprendere il controllo della mia mente, da sempre con il controllo. Mi ripetevo in ogni mare c'è una secca, superala e riprendi a nuotare. Sapevo perfettamente che tanti anni prima aver cacciato via dal mio corpo quel bimbo indesiderato non era stato poi così doloroso, però mi era rimasto addosso lo stupore delle foto che non mi stupivano più, e l'amore con Cristiano che non amavo più, e il sesso con Lucio che non mi piaceva più, e il silenzio di François che non mi sentiva più, e i weekend a Parigi che non mi incantavano più. Nell'arco di una 15ina d'anni la mia irriverente intensità di vita era trascinata in un voto silente, in un disinteresse sommesso, in un silenzio battato, in un male soffocato, e avevo insabbiato le mie energie, consapevole che il dolore non pulisce mai le cose.